Bella ragazzuoli, ben ritrovati in un nuovo video. Siamo sempre la coppia da vincente qua. Oggi vogliamo dimostrare la nostra ignoranza su chi vuole essere milionario. La coppia del culo. Abbiamo fatto prova e non siamo arrivati a nulla. Sì, esatto. Quindi iniziamo, minchia l'iPad. Allora, giochiamo. Uno e mezzo più un quarto. Tre quarti. Vaffanculo. Chi canta sono solo parole. Sono solo Noemi. Bellissimo. Se il simbolo del numero 8 lo si mette in orizzontale, abbiamo l'infinito. Uguale. Quante ne sappiamo. Chi era Giovanni Falcone? Un giudice. Un mafioso. Ma no, ma il combattere la mafia. Solo ignoranza, questo può essere migliorato. Come si chiama il cane dei Simpson? Piccolo aiutante di... Minchia, lo stavo sbagliando. Piccolo aiutante di Babbo Natale. Arrivate a 1000. Quale tra i seguenti è corretto? Contraddittorio. Controvittorio, sì. Mamma mia. Quale di queste non è una città degli Stati Uniti? Aspetta, Dallas. No, Toronto. No, Dallas è un cantante. Toronto sta in Brasile. È Toronto che sta in Brasile, tipo. Dallas è Lufo, ma più tanti Lufo. Chi vinse il premio Nobel per la pace nel 94? Marco Carta. Andiamo con De Klerk, sì, la nostra risposta definitiva è De Klerk. Se vuoi Marco Carta. Mamma mia, Arafat era Bin, ma chi sono? Come si chiama l'ex presidente del consiglio Berlusconi? Silvio. Meno male che Silvio c'è. No, non voglio cose politiche per te. Si definiscono piatti, oltre ai servizi per pasti, anche altri tipi di oggetti. Quali tra i seguenti? Aspetta, i patti della batteria. Ah, che idea è merda! Quanti paesi hanno partecipato alla seconda guerra mondiale? Secondo me 21. Erano 56. Dai, un milione voi. È uguale, aspetta, è di Einstein. È uguale a MC alla seconda di Einstein. Esattamente. Quella per 50. 78. Secondo me sì. Per forza, perché se no moriamo. Ed era 21. Ma come cazzo viviamo? Con il culo. Con il culo. Chi scoprì l'America? Il Bonaparte. Ma lo scrivi. Vabbè, Bonaparte l'aveva scoperta lui. Il golfo di Taranto si affaccia sul mar. Marioni. Marioni. Secondo me. O Marioni o Martiani. Ok, che culo. Quanto è durata la seconda guerra mondiale? Aspetta, no, è durata 6 anni, dal 39 al 45. Primo settembre del 39, ragazzi, questa è storia. Come si chiama un possibile strumento che misura la pressione arteriosa? Termometro. Aspetta, atmosferica. Secondo me sfigmo manometro. E vai! Arriviamo a Milano. Qual è la capitale del Paraguay? Aspetta. Lima. No, sì. Non è Lima. Lima è quello per le unghie. Usiamo il 50 e 50. No, cazzo. Sì, è Lima. Lima. Ma Lima sì. Come è decidere? Cazzo! Quali sono? Quanti sono i porcellini? Tre? Siamo tre piccoli porcellini. Siamo tre. Dai, quindi. Repubblica d'Italia. Valle d'Aosta. Minchia, che cosa saremmo lì? Dove si trova Monte Carlo? Italia. In Francia. Quali di questi stati? Quali di questi stati? E Keusti? Con l'Austria. Ti ho detto che lo capivo, bravo. Minorca è una piccola isola. Isa? Sì, ma soprattutto Isa. Vai, siamo di nuovo a 1000. In quale regione italiana si trova il paese di Scanno? Dove si picchiano dov'è? Taggi scannati. Sicilia. Abruzzo. Sicilia. 50-50. Vai. Sì. L'ho detto dell'Abruzzo. Ah, sì. Che bello che fai le origini. Minchia, vai. Cosa accade il 14 luglio 1789? Come cazzo si chiama? Serrato d'ammazzo. Non è nessuno delle due. Il cavallo è un animale? Onnivoro. Erbivoro. Ah, qual è la pianta necessaria per preparare il pasto alla genovese? Il mirto. Sarà il basilico. Dai, per forza. Boh. Sì. La ribollita è un piatto di chi? Ma che cazzo non so! Toscana, sì. È della Toscana, sì. Sì. Qual è la capitale della Finlandia? Aspetta, la so. Helsinki, Oslo. Helsinki. Helsinki, poi. Sì. Quale di queste isole non fa parte dell'arcipelago dell'arcipelago? Mallorca, no. Ibiza.
Tenerife. In quale regione si trova la città di Mantova? O Mantova per gli amici. Mantova? Mantova. Emilia Romagna. Dici? Sì, per fo. Fanno quelle Modena. Che figura di merda. In quale località furono ritrovati i famosi bronzi di Viace? Come si traduce in Italia la parola inglese dirty? A dirti lo so. Dirti è... Non so che dire. È sporco. Che cosa vuol dire allora? Socialisti? Socialisti. E questo qua è il primo. Invece sì. Lo sto studiando. C'è una maturità lì. Da quale lingua... Ma cosa stai facendo? Da quale antica lingua deriva il loquace? Fenicio? Arabo? Greco? No. Latino, o latino greco? Non è anche latino. Siamo di nuovo a mille. Chi ha scritto I Miserabili? Ah, Romano, non mi ricordo. O Manzoni o Pascoli? Aspetta, no. Era Victor Hugo quel cognome. Ma questa è l'ultima volta. Sì, esatto. Se no mi chiede, hanno fatto... Quali rimani sapete che siete? I pinguini? Contra... Ah, Copenaghen è la cosa della Danimarca. No, 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 aspetta. È della Danimarca. Quanto fa 12 per... No, no, no. Fa 16. La matematica. Una merda. Secondo la superstizione, cosa non bisogna fare con una scala? Passarci sotto. Come si chiama il tuo comico che ha esordito in teatro e recentemente ha debuttato a Sanremo? Aspetta, aspetta. Sarà Luca e Paolo. Aspetta, come si chiama il tuo comico che ha esordito? Aspetta, il tuo comico... Ah, il canone è sempre Luca e Paolo. Vai. Che mo sono alle fratelle. Qual è il participio passato del verbo esigere? Esigito. Esatto. Sì, tanto ormai abbiamo sbagliato. Ed è esatto. 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 Abbiamo fatto la nostra figura di merda, abbiamo visto che oltre il 1000 non ci siamo riusciti ad andare, forse siamo arrivati a 2000. Dire che cazzo mi muro di nuovo. Come sapete il video. Lasciate un mi piace, un commento, diteci se volete che volete sempre motivo di seminario o altri di questo genere, che così noi li facciamo tanto sempre alle 3 di notte, come non abbiamo un cazzo di fare alle 3 di notte. E quindi ci vediamo al prossimo episodio. Bella.